parlavamo dei vari impegni che ha avuto durante la sua carriera, o come lui ha detto, qualcuna delle tante bischerate che ha fatto, e quindi sì, appunto, è fondatore e segretario del Comitato Mondiale dell'Acqua, è autore del primo manifesto sui beni comuni proprio dedicato all'acqua, è stato consigliere presso la Commissione Europea a Bruxelles e professore appunto con la prima cattedra in Europa sulla globalizzazione, e quindi diciamo che è uno degli ispiratori probabilmente a livello europeo del movimento e del forum anche italiano. Perché tu dici probabilmente? È certamente il fondatore e l'ispiratore dei movimenti per l'acqua. Impara veloce. E niente, è qui con noi stasera. Abbiamo dato alla serata un titolo abbastanza vago, nel senso che sarebbe i beni comuni dal referendum ai fatti. Dico vago perché la categoria bene comune può voler dire tutto e niente, però poi andiamo invece più sul concreto, perché dai referendum ai fatti parliamo di quello che è successo in Italia per il referendum sull'acqua e quelli che sono i fatti, perché è un po' quello che ci chiediamo tutti adesso, dopo il referendum, cosa sta succedendo, cosa succederà, perché ci sembrava impossibile vincere un referendum, l'abbiamo vinto, però adesso la cosa più difficile è che qualcosa venga messo in pratica. E poi io vorrei sfruttare delle tue conoscenze a livello europeo per sapere quali sono invece i movimenti e le azioni a livello europeo che stanno per essere messe in campo o che potremmo mettere in campo come cittadini europei, se siamo cittadini europei. Poi potremmo fare un terzo tempo su salviamo l'euro, perché abbiamo avuto una piacevole conversazione e direi che toccheremo anche l'argomento. Quindi sì, io ti chiederei come introduzione abbastanza rapida se ci puoi appunto raccontare la tua idea di bene comune, e appunto perché l'acqua, ma perché molti altri sono beni comuni e cosa sono? È una categoria giuridica? È un bene economico? È una pratica sociale? Ci sono molte definizioni, vorremmo sapere la tua. Va bene, grazie. Ad ogni modo sono contento che abbiamo iniziato in un'atmosfera piacevole, gradevole, amicale, è un pochino ironica sulla condizione umana alla quale noi ci troviamo oggi, e fa piacere perché è su queste basi che possiamo costruire qualcosa di condiviso e di buono. Io dicevo poc'anzi, siccome ho cenato con lui, gli ho raccontato tutto, lui sa tutto e quindi io avevo terminato la mia funzione, perché era lui che dovrebbe ora condividere cose. E gli avevo quasi proposto, gli dice, guarda, dopo che ci siamo incontrati io posso rientrare a Sesano, a Verona, a casa, no? E lui mi ha detto, è difficile fare queste cose, allora ecco perché resto ancora con voi. Ma lui sa già tutto. Quindi posso andare via. Ecco. Allora, riportiamo sul primo concetto che mi sembra molto interessante, il bene comune. Bisogna dire che effettivamente 20 anni fa, ma nessuno parlava di beni comuni. Tu sei troppo giovane per saperlo, ma gli altri, chi parlava di beni comuni nell'agenda politica, nel linguaggio politico? Ecco perché ho reagito sul probabile. No? No, nel senso che, per quanto mi riguarda, il bene comune è nato dal contesto del gruppo di Lisbona che avevo creato per fare un'analisi critica della globalizzazione, perché voi dovete sapere che negli anni 80 e inizi 90 la globalizzazione era un paradigma accettato da tutti, le forze politiche anche di sinistra dicevano che la globalizzazione è un fenomeno naturale, inevitabile, era nella storia degli esseri umani, delle società umane, che bisognava andare verso la globalità del pianeta, la globalità delle esperienze umane, la globalità della condizione umana, eccetera, eccetera. E
vivendola direttamente, perché io ero uno dei dirigenti della commissione, dei servizi della Commissione Europea sulla prospettiva della scienza e della tecnologia, mi rendevo conto che erano tutte cose fasulle quelle che si raccontavano sulla globalizzazione. Io creai il gruppo di Lisbona, eravamo nordamericani, asiatici, giapponesi, europei, e facemmo un rapporto contro la globalizzazione che si chiamò Limiti alla competitività, e fu il manifesto, l'istituzione di manifesto con Rossana Rossanda che fece una prefazione e che fu la versione italiana. I limiti alla competitività era una critica strutturale della globalizzazione e del capitalismo mercantile e finanziario. Tutto il problema poi era di sapere ma cosa mette al posto di questo capitalismo mercantile, finanziario, globalizzato, fondato sul principio della competitività. Ricordatevi, negli anni 80-90 l'ideologia fondamentale fu la competitività, bisognava essere tutti competitivi, bisognava formare le risorse umane competitive, bisognava fare, tutto era competitività, 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 competitività. La competitività era, nella mia terminologia, era la grazia nella teologia cristiano-cattolica, no? Tu sei competitivo, tu hai la grazia, tu sei salvo. Allora, quando noi mostrammo pertinentemente, effettivamente, tutti gli inconvenienti, gli effetti devastatori di un mondo globalizzato, mercantile, finanziario, competitivo, la gente domandava, ma tu cosa vuoi mettere al posto? Quali sono i principi fondatori del vivere insieme? Perché la competitività, la sopravvivenza, la forza, l'inuguaglianza è sempre stata parte della storia umana, no? Ma che vuoi? E allora, noi sviluppammo nei limiti alla competitività, si chiama così il libro, tra l'altro stasera voglio fare loro una propaganda mercantile del libro, non, in italiano non lo trovate più, potete trovarlo in inglese, è stato tradotto in 12-13 lingue, anche in braille è stato tradotto, no? Però ve lo consiglio a leggere perché effettivamente è una buona lettura per capire il mondo. Cosa mette al posto? E noi diciamo, noi mettiamo al posto il diritto alla vita e la cooperazione. Il diritto alla vita per tutti, non possiamo essere competitivi sulla vita. Che ha senso essere competitivi sul diritto alla vita? Cioè io divento più forte di te per avere il diritto alla vita e tu no, perché tu sei più debole, che senso ha? E allora la cooperazione, anziché la competizione, tra l'altro la mistificazione della competizione, perché la competizione viene dal latino cum petere, petere significa petizione, domandare, no? E petere significa cercare insieme, domandare una via. E la competizione invece è diventata come io posso eliminarti, no? Per assicurare. E allora la cooperazione invece è l'elemento di te. Allora la gente domandò, ma che significa cooperare su un costo? E lì nacque l'idea di dire, tu cooperi per pensare e realizzare i beni comuni. E allora scrissi un libro che si chiama Il bene comune, dopo i limiti alla competitività. Allora la gente domandava, sì, ma che significa un bene comune? Perché nel libro Il bene comune presi l'esempio dell'acqua. E allora scrissi il manifesto per l'acqua, per dimostrare cos'è. Allora, cos'è un bene comune? Ecco, per dire la genealogia un pochino scientifico, culturale, come siamo arrivati all'acqua, almeno io personalmente sono arrivato all'acqua come bene comune per dimostrare l'imperativo della cooperazione come forma di diritto alla vita per tutti, al di fuori di ogni logica competitiva mercantile. Non si compra la vita, no? Il diritto alla vita non si compra, come nessuno nasce povero. Non si diventa poveri e poi non si nasce per diventare poveri o per morire poveri. Nessuno nasce per morire povero. Tutti nasciamo per avere diritto alla vita. È la società che distrugge queste cose, la società è ineguale. Allora, il bene comune che cos'è? Il bene comune, che io poi ho sempre aggiunto pubblico, no? Ora vediamo un pochino. Il bene comune è quel
quella situazione, quell'elemento naturale o artificiale, che è essenziale e insostituibile per la vita ed il vivere insieme. Essenziale e insostituibile per la vita e il vivere insieme. E non ce ne sono tanti di beni comuni pubblici. Sono pochi. Il petrolio oggi è essenziale, però è sostituibile. No? Abbiamo vissuto senza petrolio per millenni e vivremo senza petrolio per millenni ancora. iPad è essenziale oggi, un computer, pensate a un'impresa senza computer. Come fa a funzionare un'impresa che produce chiodi senza computer? È essenziale per l'impresa che produce chiodi avere un computer, però sostituirà domani da un coso tattile, oppure orale, o una macchina orale che dice apriti, fai quello, vai avanti, corri, veloce, e la macchina lo farà. Sarà tattile, orale, vocale. Da te che voi sapete che hanno tentato di fare il frigorifero vocale per mantenere l'espansione del mercato del frigorifero, perché ormai sono tutti saturati, il frigorifero che si può fare una volta. E allora hanno inventato il frigorifero e smessero di farlo, perché una volta c'era l'utilizzatore che disse al frigorifero apriti, normalmente il frigorifero si apriva e il frigorifero gli rispose no, e da quello è successo tutto lo scatafascio, e abbandonarono il frigorifero vocale, perché si diceva ma se tutti i frigoriferi si organizzano sindacalmente che facciamo? E quindi allora, per dire, quindi il computer oggi è essenziale però sostituibile. Io dico, lo dico anche in presenza di Anne, che è mia moglie è essenziale per me, io la posso sostituire, no? Come lei può sostituire me. Sembra che non l'abbia mai fatto e io nemmeno, però teoricamente, ma non è quindi un bene comune mia moglie, non è un bene comune, no? Perché è un bene privato mio, no? E io sono il suo bene privato, no? Per dire che un bene comune è essenziale e insostituibile alla vita e al vivere insieme. Qualcosa che è essenziale e insostituibile per non vivere insieme non è un bene comune. Allora, per esempio, i beni di una congregazione monastica sono dei beni comuni per la congregazione monastica, ma non è per vivere insieme dell'umanità. Il nostro destino è vivere insieme agli altri, e non solo vivere insieme a quelli che vogliamo, a cui vogliamo bene, perché noi facciamo parte della condizione umana, e l'umanità non è l'insieme stocastica di numeri di individuali. L'umanità è l'insieme degli esseri umani che vivono insieme, non è l'insieme degli esseri umani. C'è umanità quando viviamo insieme, non perché siamo qui, noi non siamo l'umanità perché siamo 20 qui, siamo umanità quando viviamo insieme, no? E questa condizione della vita e del vivere insieme fa che abbiamo dei beni comuni che sono privati. I beni di una comunità monastica sono privati, ma sono comuni ai 200 o ai 200.000 salesiani nel mondo, ma sono beni comuni privati. I beni comuni di una cooperativa sono beni comuni di una cooperativa, e nessun membro della cooperativa può appropriarsi a titolo privato dei beni della cooperativa, se no non sarebbe più la cooperativa. Però è la cooperativa dei produttori di pomodori per la città di Reggio Emilia, ma non è quindi il vivere insieme dell'umanità. Ecco per cui i beni comuni sono necessariamente pubblici, cioè il pubblico generale, e sono a destinazione universale, per cui per definizione un bene comune, quale lo definiamo, nel senso che è essenziale e sostituibile alla vita, deve essere un bene comune pubblico mondiale. Non c'è una specificità territorializzabile del bene comune. L'acqua non è un bene comune dell'Italia. L'acqua in Cina non è un bene comune della Cina.
L'acqua in Cina è un bene comune dell'umanità. Per cui la Cina non può dire io faccio quello che voglio dell'acqua, perché è responsabile dell'acqua, perché è espressione della vita, e la vita non ha territorialità territorializzabile, perché è la vita. Uno può mi a dire che una specie microbica che serve per fare un medicinale può essere appropriato. Per questo noi siamo contro, almeno io sono contro, il diritto di proprietà intellettuale privata sul vivente. Tu non puoi diventare proprietario di una molecola, no, nemmeno di un batterio, anche se tu sei bravissimo e controlli il batterio più cattivo del mondo, perché voi non so se lo sapevate, ma noi veniamo da batteri e gli esseri umani spariranno, ma i batteri ci saranno sempre sulla Terra, no? I batteri sono più potenti di noi, saranno sempre lì. Noi come specie spariremo un giorno. Se volete sapere quando, ve lo dico subito, se siete curiosi, volete saperlo, noi spariremo fra 4 miliardi e mezza. Pensavo molto prima. No, forse è possibile, però diciamo dal vista teorico spariremo tra 4 miliardi e mezzo. Umano? Perché? Come genere umano? Perché il Sole esploderà. E se esplode il Sole, la Terra che diventa? Ecco perché il Sole è un bene comune. Il Sole è un bene comune. Noi fra 4 miliardi e mezzo non c'è più vita sulla Terra. Forse nel frattempo avremmo emigrato in quanti, chissà, ma solo a condizione di emigrare in altri pianeti. Ma se restiamo qui, noi non ci saremo più. Certi batteri resisteranno, ma noi spariremo. Ora ti vedo preoccupato, puoi dormire tranquillo, perché c'hai 4 miliardi e mezzo di tempo per prepararti. Quindi, allora, i beni comuni, a mio parere, quindi sono quegli elementi naturali o artificiali. Per esempio, già dobbiamo dire che il bene comune non è solo naturale, non è solo come nella terminologia cristiana, che nella nostra cultura o ebraica o musulmana, che apparteniamo tutti allo stesso libro, che siamo l'opera del creatore, no? Beni comuni non sono beni comuni perché è l'opera solo del creatore, sono beni comuni che sono essenziali e sostituibili alla vita e possono essere beni naturali come beni artificiali. Noi oramai abbiamo artificializzato la vita, non c'è più nessuna espressione della vita che non sia stata sottomessa a influenza antropica. Tant'è che addirittura diciamo, e tutti quanti sono d'accordo, che per esempio il cambiamento, detto cambiamento climatico, che dovrebbe essere piuttosto definito il disastro climatico, non il cambiamento climatico, il disastro climatico è dovuto al nostro comportamento, è di origine antropico. Il cambiamento climatico non è dovuto alle nuvole che cambiano. Siamo noi che abbiamo creato un processo di riscaldamento dell'atmosfera che modifica completamente i cicli naturali dell'azoto, del CO2 e di tanti altri gas a effetto serra. Siamo noi che stiamo modificando il ciclo dell'azoto, siamo noi che modifichiamo il ciclo del carbonio, siamo noi che stiamo modificando il ciclo dell'acqua. Ecco perché c'è un mutamento climatico nell'atmosfera. Quindi, allora, quale si può dire che possono essere, diciamo, i beni comuni mondiali, pubblici, sui quali dipende effettivamente la nostra percezione di cos'è la vita e di cos'è il vivere insieme, perché non dovete mai dimenticare che poi tutto è il nostro immaginario che dice, no? Per una scimmia è tutto diverso, e per una pianta è tutto diverso, siamo noi che definiamo queste cose, è la prospettiva umana che definisce un bene comune, pubblico, mondiale. Ma un'altra forma di vita diversa dalla nostra, una pianta o un animale, un pipistrello vede tutto in maniera diversa, un delfino vede completamente diversa. Per loro la vita è la stessa vita nostra, noi apparteniamo tutti alla stessa vita,
è un'altra cosa. Quindi, dalla nostra prospettiva, un bene comune pubblico mondiale è essenziale e insostituibile alla vita. Cosa sono? Per esempio, il sole. Ecco per cui l'energia, per esempio solare, l'energia eolica, sono espressioni di un bene comune mondiale pubblico che è il sole. Sono una traduzione specifica, particolare, forma particolare, ma è sempre il sole. Che tu faccia l'energia eolica, che tu faccia l'energia solare, che tu faccia altre forme dell'uso del sole, e il sole è un bene comune. Ecco per cui non ci si può diventare proprietari a titolo di diritto intellettuale, per esempio, delle cellule fotovoltaiche. E invece noi l'abbiamo fatto. Ecco perché io non posso diventare proprietario, per esempio, delle zone di insolamento, come il Sahara, per produrre energia e poi la venderla. Mica mi appartiene l'energia. Il luogo del Sahara, perché il Sahara è stato desertificato perché questo non era zona antropica, no? Era la natura. E quindi la capacità di produrre energia solare nel deserto e non invece in Norvegia, dove piove 272 giorni all'anno e il tasso di insolamento è minore che a Aix-en-Provence, dove 300 giorni all'anno. Aix-en-Provence ha una rendita locativa che non è dovuta al fatto gli abitanti di Aix-en-Provence, è dovuto che l'insolamento gli dà questa capacità di produrre energia solare. L'aria. L'aria è un bene comune, di quelli parlo dei beni naturali, no? È un bene comune pubblico mondiale. Il protocollo di Kyoto, che invece ha introdotto il mercato delle emissioni di CO2, per cui una tonnellata di CO2 vale 35 dollari, e quindi hai una tonnellata d'aria che contiene CO2, quella è una mercificazione dell'aria. Perché io posso vendere e comprare tonnellate d'aria con CO2 in funzione dell'accordo che è stato fatto con il protocollo di Kyoto, che dice: tu Italia, tu puoi arrivare a produrre 45 miliardi di tonnellate di CO2. Se ne produci poi 43 miliardi, puoi vendere i 2 miliardi che ti abbiamo utilizzato dall'accordo internazionale che tu potevi produrre e emettere. Se tu ne produci 47, puoi andare a comprare i 2 miliardi da quei paesi che hanno risparmiato di produrre i 2 miliardi. Questa è stata la mercificazione dell'aria. L'aria è mercificata, perché l'abbiamo messa in vendita. Ecco perché dobbiamo batterci affinché l'aria non sia mercificata. L'aria è un bene comune, pubblico mondiale, e il pubblico è il responsabile di impedire che ci sia una contaminazione. Se emettere del CO2 nell'aria comporta una devastazione o modificazione biochimica dell'aria che noi società giudichiamo negativa per la vita e il vivere insieme, allora dobbiamo essere responsabili collettivamente di questo processo e non lasciarlo alla logica del mercato. Per cui lo faccio se ho l'utilità a comprare e non lo faccio se non ho nessuna utilità, no? Quindi mi lascia libero la gente di agire in conformità alla mia utilità. Come si può pensare a vivere insieme se il principio fondatore del vivere insieme è la libertà individuale di decidere se io comportandomi in maniera A o in maniera B massimizzo o non massimizzo la mia utilità individuale? Non si può. Per esempio le foreste, nelle foreste primarie, non le piccole foreste di rotazione a breve termine, le foreste primarie che sono tutto un ecumene fantastico, le foreste primarie contengono il 92% del capitale biotico del pianeta, cioè il capitale
Biotico è l'insieme delle specie microbiche, vegetali, animali. Nelle foreste tropicali, come prima, l'Amazzonia, diciamo, le foreste in Indonesia. Noi in Europa non abbiamo più nessuna foresta primaria, l'abbiamo tutte distrutte. E per questo noi non abbiamo più niente come capitale, la biodiversità cosiddetta, no? Prima ancora avevamo 130 tipi di grani in Europa, ora ne abbiamo due tipi di grano, di grano. Quindi le foreste sono un bene comune, essenziale, sostenibile, perché eliminate il 92% del capitale biotico delle foreste, che vita abbiamo? No? Quindi le foreste sono gli oceani. Gli oceani, quindi l'acqua dolce, no? Perché l'acqua dolce, a mio parere, è come l'aria e il sole, anche di più della foresta e della terra? L'acqua è un elemento che fa il bene comune, pubblico, mondiale per eccellenza, per antonomasia, allo stesso strego dell'aria, da un punto di vista biofisico, e del sole. Beh, perché ogni forma di vita ha necessità di molecole di H2O. Non c'è vita senza H2O. Non c'è vita. Potete avere anche delle piante che possono crescere con un minimo di H2O, però hanno bisogno sempre di un piccolo H2O. Non c'è pianta senza H2O, non c'è forma di vita, anche un batterio ha bisogno di H2O, ha bisogno di umidità, ha bisogno di... No, non c'è. Ecco che allora l'acqua è essenziale per la vita, e il vivere insieme, mica solo per te l'acqua, no? Stasera non ci hanno voluto dare l'acqua del rubinetto al ristorante perché dicono non avevano le caraffe. No? E vabbè, c'è l'acqua anche senza caraffa. No? Siccome però loro non volevano darci l'acqua, hanno inventato l'idea della caraffa, che non c'erano la caraffa. E noi gli abbiamo domandato, ma dateci anche senza caraffa. E c'avevamo un bicchiere e ce l'hanno data. No? Quindi si può avere questa cosa. Poi per passare, per esempio, la conoscenza. La conoscenza, allora, che non fa più parte del mondo biofisico-chimico, la conoscenza è un bene comune fondamentale. Immaginatevi voi di vivere, e come anche le bestie, anche le piante, se non hanno la conoscenza dell'oikos, della realtà della vita. Una pianta, perché si cambia il colore, perché fa certe cose? Per proteggersi, no? Perché capisce, ha la conoscenza. Un animale è lo stesso, no? E noi esseri umani senza conoscenza che facciamo? Se io non fossi in grado di pronunciare delle parole, ci possiamo vivere insieme? Se voi non siete capaci di guardare, di vedere, dovete far aiutare un altro, no? Che vi spiega. Perché se no... Quindi la conoscenza è un altro bene comune, fondamentale, essenziale, insostituibile. La vita è il vivere insieme. Non si può vivere insieme senza conoscenza. Ecco allora l'importanza dell'educazione come servizio derivato, strumentale alla conoscenza. Ecco per cui l'informazione allora diventa un bene comune, ma strumentale rispetto alla conoscenza. Non è l'informazione che è importante. L'informazione è perché è una modalità di strutturare la conoscenza facendola diventare comunicazione. Una conoscenza che non si condivide e che non è comunicata non è conoscenza, perché diventa sterile, non è utilizzata, eccetera. Allora ecco che questo è un bene, la salute. La salute è un bene comune servizio, perché la salute significa creare tutte quelle condizioni che permettono a una vita, a un portatore di vivente, di essere in uno stato non patologico che metta a crisi e a rischio la sua vita. Questa è la salute. Cioè possiamo essere ammalati, però siamo in salute, siamo sempre malati, tutti abbiamo delle malattie. Però diventa patologico a partire dal momento la tua stessa vita è a rischio di essere messa a termine.
Ecco per cui la funzione della salute è di guarirti quando sei in patologia. Quando tu stai bene, ma siamo molto ammalati anche quando stiamo bene, non ti dicono niente, no? La salute quindi è un altro bene, la conoscenza, la salute, l'abitare. L'abitare è un, non tanto la mobilità, l'abitare. Allora le case, ma non la casa privata, perché noi non possiamo vivere senza abitare un luogo. No, io abito un luogo, no, abito una storia, abito uno spazio, abito in qualcuno, no? Abito in un posto abita in me, l'altro abita in me, eccetera, eccetera. Cioè, l'abitare è un bene comune, essenziale e insostituibile, perché non esisto se non abito. Ecco perché la cittadinanza territoriale è importante. Se nessuno mi dice io sono cittadino di un luogo, io non esisto. E io devo essere cittadino di un luogo. Non posso essere cittadino del pianeta. Lo sarò, perché lo sono, perché finalmente l'oikos, il pianeta, è la mia casa. Ecco perché si può dire che nessun abitante del pianeta è clandestino. Nessuno. Non c'è clandestino sul pianeta, perché il pianeta è la casa degli esseri umani, è la casa dell'umanità, e nessuno può dire a te che sei clandestino sul pianeta. Però è chiaro che ci sono i fatti storici che concretizzano questo mio abitare della vita, il pianeta, della casa della vita, perché oikos in greco significa il luogo della vita. Oikos è dove si può vivere, il non oikos è dove non puoi vivere. Ecco, l'inferno è un non oikos, perché tu bruci, no? Non vivi, no? Però l'oikos invece è il luogo della vita, per cui oikos logos significa il linguaggio, e in teoria il linguaggio voi sapete che è la saggezza, no? Ecco conoscenza. La conoscenza è un bene comune perché il logos, il linguaggio, è saggezza, non è violenza. Ecco perché il logos, la parola, no? Nelle culture, tutte le culture del mondo, la parola è sempre all'inizio di tutto. Perché è saggezza, non è violenza, il logos, no? È il linguaggio che non è violenza, è rispetto, è riconoscimento. E allora oikos nomos, l'economia, sono le regole della casa. Ecco per cui noi quando facciamo un limite alla competitività denunciamo la violenza fatta al concetto di oikos nomos, che erano le regole della casa. Ecco, io direi che potrei fermarmi qui, perché se no vi prometto che posso parlarvi per qualche altra oretta di queste cose, ma vi state quasi addormentando, e allora la saggezza fa dormire, è meglio diventare poco saggi e passare ad altri soggetti. Quindi io direi che c'è un nucleo, un forte atomico, no? Dei beni comuni che sono il sole, l'aria, l'acqua, le foreste, quindi la terra, la conoscenza, l'abitare, la salute. Ecco, se uno parte da queste cose, puoi costruire una società molto complessa. Ma non hai bisogno di moltiplicare questi beni per gestire poi e sviluppare una società complessa, no? La società complessa è già sufficiente partire da questi beni. Ecco allora tutto la nostra battaglia di tantissimi noi da tanti anni in tutto il mondo contro la mercificazione della vita e contro la privatizzazione della vita. La novità degli ultimi 30-40 anni dei movimenti cittadini sta in questo: la grande questione sociale
del XIX e metà del XX secolo fu la rivolta dei contadini e degli operai contro la pretesa del capitale privato di essere proprietario del lavoro. Nel XIX secolo il capitalista diceva: tu sei fattore di produzione, tu sei... Normalmente stanno iniziando a dire lavoro. Arriviamo, vedi? Arriviamo. C'è, tu sei una merce, ti posso vendere o non ti posso vendere. La ricchezza me la devo appropriare io, perché io sono la fonte della ricchezza, il capitale diceva. E tu sei uno strumento di produzione della ricchezza. Tu sei mia proprietà, il capitale voleva essere tu, lavoro, operaio, contadino, sei mia proprietà. Perché io metto insieme tutti i fattori di produzione. Il movimento operaio, il movimento contadino, in tutti i paesi, riuscirono invece a far sì che il lavoro fosse riconosciuto nella sua nobiltà di essere produttore di ricchezza allo stesso titolo del capitale. È interessante che i movimenti operai riuscirono a affermare il ruolo dello Stato come anche produttore di ricchezza, e per cui prima della Seconda Guerra Mondiale e poi la Seconda Guerra Mondiale si riuscì a fare questo patto sociale chiamato lo Stato della sicurezza sociale, dove la produttività era decisa insieme, la ripartizione della produttività, quindi la ricchezza, era decisa insieme dallo Stato, dal capitale e dal lavoro. No, il patto tra sindacati, Stato e capitale fu la conquista dei lavoratori e dei contadini contro la pretesa del capitale di essere proprietario del lavoro. E questa fu la grande questione, il rapporto capitale-sociale e i lavoratori che finalmente riuscirono a dire: no, facciamo uno Stato dove la ricchezza è prodotta dallo Stato, anche lo Stato che investe crea ricchezza. Se uno Stato fa l'asilo infantile, se uno Stato fa l'ospedale, se uno Stato fa le autostrade, fa la ricchezza collettiva, quindi lo Stato è, attraverso i suoi investimenti pubblici, creatore di ricchezza. Poi ci sei tu capitale, poi ci siamo noi lavoratori. E lo Stato del welfare fu l'accordo, il patto sociale fra questi tre attori. Dobbiamo dire che nel frattempo, negli ultimi, a partire dagli anni Ottanta, il capitale è riuscito a rismantellare questo patto, facendo credere che i lavoratori, noi esseri umani, eravamo tutte delle risorse umane. Il concetto di risorsa umana è degli anni 70. Prima non si parlava di risorse umane. Prima no. Il concetto di risorse umane fu introdotto negli anni 70 dagli americani. Oh, cosa ho fatto? Non devo più scalciare. E allora, a partire dal concetto di risorse umane, sono riappropriati del lavoro. Ecco perché il lavoro oggi è di nuovo un fatto puramente mercantile, un fatto puramente di produzione, e se tu non sei occupabile perché sei redditizio per il capitale non serve a nulla, no? E questo è il passaggio. Però, cosa peggiore ancora, la questione sociale è diventata oggi, da 30-40 anni, il fatto che bisogna lottare noi, tutti, contro la pretesa del capitale di essere non solo proprietario del lavoro, ma di essere proprietario di ogni forma di vita. Ecco perché hanno mercificato le foreste, hanno mercificato il sole, hanno mercificato l'aria, hanno mercificato l'acqua, mercificano le piante, mercificano gli animali, mercificano tutto. È perché il capitale si dice: sono io che valorizzo la vita. Sono io che, sfruttando le risorse della vita, creo ricchezza per coloro che posseggono il capitale e coloro che consumano i prodotti e i servizi fatti dal capitale, sfruttando il capitale biotico della vita. E questa mercificazione si è tradotta allora che i beni comuni non sono più beni comuni. I beni comuni sono diventati dei beni merci e dei beni privati,
io mi posso impossessare del deserto del Sahara per mettere le foto delle cellule fotovoltaiche di cui sono proprietario da un punto di vista del brevetto intellettuale, per produrre energia solare e portarla, energia elettrica e portarla in Europa, per permettere al consumatore europeo, che deve pagarmi, di avere accesso a una grande quantità di elettricità a basso costo, spero, glielo dico che lo farà, invece non è vero, e invece gli africani che sono lì riceveranno le briciole di questa ricchezza prodotta. Questa è la grande sfida di oggi. E tutti i dibattiti sull'ambiente, tutti i dibattiti di Rio de Janeiro, 92, ora di Rio più 20 di nuovo, 92, tutti i dibattiti su cosa sono i semi, chi è il proprietario dei semi, tutti i dibattiti sull'ambiente, sull'energia, l'economia verde, le energie rinnovabili, l'uso delle terre, eccetera, portano su questa grossa questione: è il capitale proprietario della vita? Ed ecco perché il movimento che fa per il riconoscimento dell'acqua come bene comune è stato antesignano di questa grande battaglia del XXI secolo, che è di sconfiggere la pretesa del capitale privato che si vuole mondiale, di essere proprietario mondiale dell'utilizzazione mondiale delle risorse del pianeta. E questa è la funzione storica della nostra piccola battaglia per l'acqua bene comune. Fa parte di tutto questo grande processo. Allora ecco che i fenomeni giuridico-istituzionali, che tipo di regime di proprietà abbiamo della molecola o dell'acqua o della montagna o della terra o delle specie piscicole, eccetera eccetera, la battaglia giuridico-istituzionale diventa importante. Ed ecco perché bisogna affermare: no, questi beni sono comuni, pubblici, mondiali, e tu non puoi diventare proprietario a titolo privato. La questione del regime giuridico-istituzionale della proprietà diventa essenziale in questo senso, come diventa essenziale in questo senso tutto il problema delle modalità di finanziamento. Chi finanzia gli investimenti necessari per garantire la protezione, la salvaguardia della qualità e della quantità dei beni comuni essenziali e sostituibili della vita, e fa sì che si faccia un uso di questi beni che permettono a tutti quanti di avere accesso alla vita e non di trovarsi impoveriti, nel senso esclusi, per cui nascono per poi diventare e morire senza avere il diritto alla vita? Ecco che allora tutto il discorso sulla finanza prende rilievo anche grazie a questo, per cui il finanziamento dei beni comuni, abbiamo sempre detto, deve essere pubblico. Non si può lasciare ai modalità di finanziamento privato il finanziamento pubblico degli investimenti pubblici per garantire e salvaguardare i beni e i servizi pubblici di interesse pubblico. E invece cosa abbiamo fatto negli ultimi 30 anni? Abbiamo privatizzato la finanza. Non c'è più finanza pubblica. Anche le casse di risparmio. Le casse di risparmio hanno tutti i capitali privati. Certo, puoi avere i comuni che hanno parte del capitale della cassa di risparmio, però lo fanno a titolo privato. Non è che il fatto che un comune abbia parte del 3% del capitale della cassa di risparmio rende pubblica la cassa di risparmio. No? La cassa di risparmio è privata, di cui anche soggetti pubblici sono proprietari, ma a titolo privato, mica a titolo pubblico. Ecco perché i comuni aspettano in gloria, no? E i dividendi. Ecco perché oramai tanti comuni sperano che le loro banche, di cui sono in parte proprietari ma a titolo privato, facciano dei dividendi e non perdano denaro, perché se perdono denaro loro, in quanto azionisti, si vedono il loro reddito annuale diminuito, e se hanno il loro reddito diminuito hanno le loro entrate
finanziarie diminuite, se hanno meno entrate finanziarie devono allora far cosa per quando devono fare le spese? Devono ricorrere ai mercati di capitali privati, nazionali o internazionali. E a partire dal momento in cui negli ultimi 20 anni tutti i poteri pubblici, lo Stato, le regioni, i comuni, hanno sempre più fatto ricorso ai mercati di capitali internazionali privati per avere le risorse finanziarie per i loro investimenti, ecco che questo spiega l'indebitamento pubblico. L'indebitamento pubblico non è perché i nostri dirigenti lo sono per definizione, ma non è perché i nostri dirigenti sono coglioni o cattivi, eccetera, anche se lo sono per definizione. Però è perché hanno privatizzato il sistema di finanziamento. Le casse, depositi e prestiti è privato. Gli istituti di credito bancario sono privati. E se tu dici a uno Stato, tu non puoi mettere troppe tasse, no? Ma quello lo Stato deve spendere sempre per i militari, no? Lo Stato deve spendere per la polizia, lo Stato deve spendere per far strade, eccetera. Non può mica darle tutte a società private di autostrade, eccetera. Lo Stato deve spendere e avere i suoi funzionari, lo Stato deve spendere per avere i suoi politici, lo Stato deve spendere per garantire la funzione statale, che è quella della sicurezza del diritto e del vivere insieme. Ma se non ha più entrate perché non può mettere tasse, e poi non può far più moneta, perché sapete benissimo che gli stati non battono più moneta. Nel 2008, quando scoppiò la grande crisi, che ancora è lì, si scoprì che 9% solamente della moneta in circolazione era stata creata dagli stati. 91% di tutta la moneta in circolazione è stata creata da soggetti privati, dalle banche, dalle assicurazioni, dalle coop, dagli ipermercati che hanno moneta quando vogliono. Ecco perché lo Stato, non essendo più colui che produce moneta, ha perso il controllo della politica monetaria, perdendo il controllo della politica monetaria, ha perso il controllo della politica del finanziamento, perdendo il controllo della politica del finanziamento, ha perso il controllo di ogni politica economica e sociale. E perdendo il potere monetario e finanziario, addirittura si è trovato indebitato presso i soggetti privati. Ecco perché tutti noi, e io trovo spaventoso, e rido perché se no dovrei piangere come la Fornero 24 ore su 24 ore, e rido quando oramai da tempo, da anni e anni, da circa più di 15 anni, la gente dice aspettiamo i mercati finanziari. Dobbiamo rassicurare i mercati finanziari, dobbiamo far sì che non si arrabbiano i mercati finanziari, dobbiamo sperare che ci vogliono bene i mercati finanziari, dobbiamo far sì che i mercati finanziari siano rassicurati, che i mercati finanziari ci dicono che siamo bravi. Oh, ma vi rendete conto in che scatafascio siamo? È perché abbiamo privatizzato la finanza. Il potere pubblico non ha più controllo sulla finanza, e quindi, anzi ha l'obbligo di indebitarsi, e allora poi si accusano gli stati di essere indebitati, hanno l'obbligo di indebitarsi, e i mercati finanziari dicono tu ti sei indebitato, tu sei cattivo, ma tu devi continuare a indebitarti, perché se no io che faccio? E allora ecco che la questione della finanza è centrale rispetto alla tematica dei beni comuni. Colui che ti parla di beni comuni senza parlarti e lavorare forte sulla finanza ti sta prendendo per i fondelli o è ignorante. Ecco che è centrale tutto il problema della finanza. Io non so se, prima di evitare di far cascare la farfalla di nuovo, non so se ho già dato alcuni elementi, ma credo di sì, che sono elementi fondamentali a rispondere cosa sono i beni comuni, perché siamo partiti i beni comuni, eccetera, eccetera. E perché l'acqua, e perché la finanza, e perché oggi tutto il problema di sapere come passare dal referendum, no? Alla
alle attività di finanziamento dell'acqua come servizio pubblico, oggi è completamente devastato dai settori privati e dalle forze politiche che hanno sempre pensato che bisognava finalmente passare al mercato la funzione di controllo, direzione e proprietà dei beni comuni. Oggi questi soggetti si trovano completamente scombussolati e la sola reazione che fanno come scombussolamento è tentare di riconquistare i poteri che avevano prima del referendum, e continuare a fare come se il referendum non ci fosse stato. È coerente nella loro logica, perché non sanno più rispondere, non si ritrovano più. Ecco perché molti comuni non sanno più che pesci prendere, ecco che le province e le regioni, ecco che addirittura un Nichi Vendola all'acquedotto pugliese spiega che lui deve continuare a mettere, a autorizzare l'acquedotto pugliese di utilizzare la tariffa precedente con il 7%, perché arzigogola che questa è una maniera di coprire i costi finanziari e che non è invece un reddito dato al capitale, no? Cose completamente bischerate, ecco. Però lo fanno perché la questione finanziaria, con il risultato del referendum che dice tu non puoi avere un sistema che addirittura si basa sul principio che il consumatore paga e il consumatore deve pagare necessariamente anche il profitto del capitale, anche se il capitale non ha fatto nessun investimento, il sistema oggi è sballato. E allora quelli che erano favorevoli al sistema precedente del referendum stanno facendo le cose più astruse per poter ritrovare coerenza in un sistema che il referendum invece ha fatto saltare, no? Però ho spiegato un pochino, non so, allora c'è lui da prima perché lui è l'animatore e poi ci sei te. Le funzioni istituzionali bisogna rispettarle. Secondo me siamo arrivati in un punto molto, molto interessante, abbiamo toccato il tasto dolente, nel senso che appunto abbiamo vinto questo referendum, nessuno sa cosa deve succedere, nel senso che come cittadini, come popolo italiano, dopo aver fatto il nostro dovere elettorale, dopo aver assolto il nostro dovere costituzionale legislativo, ci aspettavamo una risposta dal legislatore, ma questa non è arrivata e non arriverà, men che meno adesso che abbiamo Monti e i bocconiani al governo, perché questi sono, come li chiami tu, i dominanti. Però se tu ci hai appena detto che parlare di beni comuni senza parlare e capire di finanza è parlare di niente, io da cittadino dico che non so cosa fare, perché io di finanza non ne so niente, posso capire quello che tu mi spieghi e basta. Quindi da dove, come facciamo ad andare avanti adesso? Perché siamo di nuovo da capo, cioè dopo aver noi ridato la palla al governo, siamo di nuovo noi a dover trovare una nuova azione per continuare questa manovra, per spostare sempre un po' più in su l'asticella, perché tanto da loro non arriva nessuna risposta, quindi cosa possiamo fare? Perché il discorso finanziario direi che probabilmente è il discorso centrale, ma è appunto quello più difficile. Ma tu volevi dire qualcosa nello stesso senso? Io ho fatto una domanda bellissima, però io non avevo capito la politica monetaria. Un po' più forte. Perché ha detto che il 9% lo emettono gli stati moneta e il resto lo emette, non so, chiunque ha. Non ho capito. Va bene. Spero che non sia colpa mia che tu non abbia capito. No. Era per colpettivizzarti, ora per. No. Allora, direi che io posso rispondere simultaneamente alle due, perché cosa si può fare significa anche toccare il problema del fatto che noi siamo una società dove oramai, a partire dalla metà degli anni Ottanta, i poteri pubblici non hanno più il controllo, cioè non hanno più la proprietà e poi il controllo e il potere di decisione sulla moneta.
E che spiega perché poi non si può fare le soluzioni che sarebbero necessarie per un finanziamento pubblico. Allora, vediamo rapidamente la cosa. Cosa è successo? Bisogna sapere che nel 71-73 è spallato tutto il sistema monetario e finanziario che aveva funzionato fino a quell'epoca, da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dove è stato lo sballamento del sistema? Fino al 71-73 c'erano i principi seguenti. Primo, c'era una moneta di riferimento internazionale che era il dollaro. Questa moneta unica di riferimento internazionale lo era perché era convertibile con l'oro. La lira italiana non era convertibile con l'oro direttamente. Se tu avevi 1 milione di lire italiane non potevi andare a una banca e domandare dei lingotti d'oro. Se avevi 1 milione di dollari andavi a una banca e ti dovevano dare dell'oro. Questa era la convertibile. E tutte le altre monete erano convertibili con il dollaro. I tassi di cambio, cioè dire il valore fra le monete, quando andavi, i tassi di cambio erano fissi ed erano decisi dalle banche centrali. Se bisognava far svalutare la lira italiana rispetto al Deutsche Mark, erano accordi fra gli stati, fra le banche centrali. Se bisognava rivalutare la lira, erano accordi centrali. Quindi io, cosa significava i tassi di cambio fissi? Significava che se io compravo, che ne so, 3.000 tonnellate di legno in Svezia, e l'impresa italiana diceva, guarda, non te li posso pagare tutti subito, no? Te li pago fra 3 anni, dilazionati su 3-4 anni, l'impresa che mi vendeva le tonnellate, migliaia di tonnellate di legno, sapeva che se faceva un contratto con me in lire italiane o in corone svedesi, sapeva che 3 anni dopo avrebbe avuto quello il prezzo. Perché anche se dovesse svalutato, eccetera, c'erano tutti gli accordi fra le banche centrali. Cioè la moneta era la stessa 3 anni dopo, cioè non è che svalutavano e cambiavano. I tassi di cambio fissi nel 73 furono smantellati perché gli americani che avevano inondato il mondo di dollari, la gente diceva, io non voglio più avere tutti questi dollari. E quindi Nixon fu obbligato nel 71 di dichiarare la non convertibilità del dollaro. La non convertibilità del dollaro fece saltare la fissità dei tassi di cambio. La fissità dei tassi di cambio significa che noi dal 73 i rapporti fra le monete sono regolati fra le monete, fra la gente che acquista e vende le monete, sono flessibili. Per cui oggi, siccome c'è stata anche l'informatizzazione dei mercati delle monete, oggi il valore di una moneta cambia ogni secondo. Per cui se tu oggi vuoi comprare 3.000 tonnellate di legno da uno svedese, lo svedese ti dice, sì, tu me lo paghi, però guarda, me lo paghi ora, oppure a queste condizioni, facciamo l'ipotesi che tu mi devi dare il 20% di più in caso che, eccetera, eccetera. Non ti dice, d'accordo, me lo paghi fra 3 anni. Sono tutti nuovi sistemi di sicurezza, per cui fra 3 anni si paga quello per cui l'hai pagato oggi, e viceversa. Questa instabilità delle monete, del valore delle monete, ha dato espansione a quello che si chiama il mercato delle devise. Il mercato delle devise, cioè dire, ecco che quindi la moneta è diventata una merce come le altre, si compra e si vende X quantità di yen, di dollari, di euro, eccetera. Per cui il valore dell'euro, il valore del dollaro dipende dal valore delle transazioni sui mercati delle monete, cioè un mercato delle monete, indipendentemente dalla moneta che produce automobili o produce cavoli oppure produce sigarette, eccetera, niente, oramai non c'è più un rapporto fra la moneta che dovrebbe esprimere lo stato di economia di un paese e la moneta, io la compro e faccio speculazione, ecco per cui non essendoci più i tassi di cambio fissi controllati, ma i tassi variano, le speculazioni allora sono diventate la caratteristica fondamentale. Quando voi sentite parlare di speculazioni sul prezzo delle monete, significa uno dice compro ora l'euro perché penso che se lo vendo fra 3 giorni quell'euro
siccome varrà di più, io senza aver fatto niente ho guadagnato 3 milioni di euro. E vedete, quindi l'economia, quando voi sentite parlare di finanziarizzazione dell'economia, significa che io faccio ricchezza attraverso operazioni della finanza sulla finanza, o facendo ricchezza sulla moneta, e non faccio ricchezza perché produco del grano che vendo meglio dell'altro, non faccio ricchezza perché produco dell'iPad che vendo a milioni più dell'altro, faccio ricchezza semplicemente giocando sul prezzo della moneta. E perché c'è un prezzo della moneta? Perché c'è un mercato della moneta, no? Quindi, e questo è perché cosa è successo? Perché hanno liberalizzato i movimenti di capitali, a partire da cui non ci sono più tasso di cambio fisso. La liberalizzazione di capitali significa che tu puoi prendere 100 milioni di euro a partire dal 75, 78, poi 80 e andare a investire, a fare un'acciaieria in Australia senza domandare l'autorizzazione alla banca centrale del paese da dove tu hai il denaro, né l'autorizzazione alla banca centrale dove vai a investire il denaro. Prima invece c'era questo controllo. La liberalizzazione del movimento capitali ha accentuato allora il processo di instabilità delle monete, perché se io posso andare liberamente con tutti i movimenti dei capitali, io ho bisogno di capitali, se non ce l'ho li vado a comprare il capitale sul mercato dei capitali. Posso essere un privato come essere un pubblico. Ecco, il pubblico comincia a fare cosa? A comprare anche lui le monete di cui ha bisogno per fare i suoi investimenti. Per cui, per esempio, la città di Copenaghen ha bisogno di rinnovare il suo metro, non ha soldi perché è da sola, cosa fa? Domanda delle banche che gli gestiscono la raccolta di capitale per finanziare la costruzione del metro. E allora Copenaghen si indebita non solo rispetto a quelli che gli danno il denaro, ma si indebita rispetto anche a quella società o quella serie di banche che raccolgono i milioni di cui ha bisogno. Questa accentuazione della libertà dei movimenti dei capitali ha fatto sballare allora il sistema bancario e finanziario, perché prima cosa succedeva? Le assicurazioni non potevano fare le banche, no? C'era una società di assicurazioni, non potevi dare denaro, faceva assicurazione vita, assicurazione auto, però non è che prestavi, non davi credito. Le banche erano istituti di risparmio o di investimento, no? Oppure erano di credito. C'era un istituto di credito, un istituto di investimento, un istituto di risparmio. E quelli che facevano il risparmio non potevano dare dei fondi di investimento alla gente. Per esempio, le casse di risparmio potevano fare solo cosa? Darti del mutuo per la casa e finanziare le pensioni. Queste erano le casse di risparmio. Se tu avevi bisogno di un credito per fare un investimento, un edificio in Tanzania, per l'istituto di credito, ma l'istituto di credito per il commercio estero, non l'istituto di credito locale o per le piccole e medie imprese. Tutto era regolato. A partire dalla liberalizzazione dei movimenti del capitale, a partire dalla creazione del mercato delle divise, eccetera, eccetera, tutto questo è sballato, e per cui si è raggiunto negli anni 90 a quello che si chiama la total banking. Tutti potevano fare tutti i servizi e i prodotti finanziari bancari. L'assicurazione poteva fare quello che faceva una casa di risparmio, la casa di risparmio poteva fare le assicurazioni. Tra l'altro, voi andate alla vostra casa di risparmio, vi fa le assicurazioni, vi fa i fondi di investimento, vi fa tutto quello che volete. Questo total banking, a total mondiale, ha fatto cosa? Ha fatto creare le grandi banche e ha fatto sparire tutte le piccole banche. E tutte queste grandi banche cosa fanno? Fanno puramente speculazioni. Comprano imprese, le vendono, fanno le cose, le salsicciano, prendono la parte che è più economica, eccetera, e fanno quello che vogliono. In questo caso la moneta è diventata sempre più un prodotto da tutti questi soggetti finanziari. E lo Stato, che ha liberalizzato, che ha privatizzato, ha affidato il controllo della produzione moneta, con qualche regola prudenziale si dice, l'ha affidato ai soggetti stessi. Per cui alla fine degli anni 90
le transazioni speculative, per esempio che si chiamano i prodotti derivati, no? Cioè, su un servizio finanziario fai del denaro sul servizio finanziario. Cioè, ricordatevi, per dirvi, ricordatevi quello del prime, la crisi del subprime del 2008 degli americani. Cosa succedeva? Loro avevano prestato del denaro per prendere una casa a gente che sapevano che non avrebbero potuto pagare. Perché hanno prestato il denaro della gente che sapevano che non avrebbero potuto pagare? Perché i prezzi delle case aumentavano e quindi loro recuperavano l'ipoteca e non si aspettavano di essere rimborsati alla gente, aspettavano che la gente a rimborsarsi per diventare proprietari delle case i cui prezzi erano aumentati. Cosa avevano fatto poi? Avevano detto a un'altra banca: guarda, io ho dei crediti un miliardo di euro, di dollari, perché non li compri te? Te le vendo a 980 milioni, oppure me li vendi a 1.200 miliardi, e poi tu recuperi queste cose, come i tassi di interesse poi aumentano, e tu il miliardo che io ho di crediti, se tu me le compri, tu puoi fare il denaro. Io rinuncio, accetto di far denaro ora, ma vendendoli ti permetto a te di fare il denaro per 3-4 anni. E tutti quanti comprarono, anche banche italiane comprarono queste cose, quelle che si chiamano i derivati, cioè facevo denaro da un servizio finanziario e l'altro me lo vendeva a sua volta, e tutti quanti facevano queste cose. Quando invece la casa, i prezzi della casa in America crollò, e si ritrovarono con foglie secche. E quelli che avevano comprato i prodotti derivati, che speravano, si trovavano senza denaro, e si trovavano gli scoperti di 7, 8, 9 miliardi, e questo fece la crisi. Perché non c'era più il controllo della massa monetaria, né della circolazione, della velocità della massa monetaria, perché voi sapete bene che quello importante nella moneta non è tanto che abbiamo qui 1000 euro fra di noi, ma di sapere quante transazioni si fanno con questi 1000 euro. Se noi qui abbiamo 1000 euro e poi ciascuno si tiene per conto suo e non le muove, io non compro niente a te, tu non compri niente a me, eccetera, abbiamo 1000 euro e un anno dopo abbiamo 1000 euro. Ma se invece ogni giorno tu mi compri quello, io ti compro l'altro, le 1000 euro diventano 1 milione. E quello che conta è la circolazione, la velocità di circolazione di 1000 euro, che possono avere un valore di transazione di 1 milione. Se tu non ne fai nulla, il valore di transazione di questi 1000 euro resta la stessa. Ecco allora che si creano moneta, si creano... A partire da questo momento lo Stato non ha più il controllo. E come vi dicevo prima, allora deve ricorrere loro stessi ai mercati di capitali. E allora si indebitano. E prima lo Stato, e tra l'altro quando lo vuole lo può fare, perché quando ora c'è stata la crisi lo Stato ha cacciato fuori gli stati del mondo, hanno cacciato fuori 22.000 miliardi di dollari per ricapitalizzare le banche, no? Che erano state la crisi. E vi siete domandati perché ora, quando ci sono 4-5 mila miliardi di debito di tutti i paesi europei, non ricapitalizzano gli stati? Perché? Perché non cacciano fuori il denaro per ricapitalizzare gli stati, come hanno cacciato fuori il denaro per ricapitalizzare le banche? Ragionano come gli americani, ragionano come quelle banche che vogliono rubare il capitale agli americani per un dato credito. Non ho capito, non sento. No, ragionano come quelle banche che avevano dato il capitale a quelle persone alla fine per rubare l'ipoteca sulla casa. Ah sì, ma no, allora è chiaro che ci siamo indebitati, cioè gli stati sono indebitati, e le banche sapevano benissimo che gli stati non potevano pagare, perché se non potevano creare moneta, non potevano fare gli investimenti, i debiti aumentavano, e quindi più si indebitano gli stati, meno possono saldare i debiti. Ecco perché aspettavano la capacità poi di essere rifinanziati, però non lo vogliono. Non lo vogliono che si rifinanziano gli stati, e invece ci si permette, quando gli stati vogliono, di pagare per rifinanziare le banche che sono in crisi. E questo è il sistema capitalista di mercato. I detentori privati di capitale, se sbagliano,
vogliono essere rimessi in situazione normale a liquidità e profitto, se invece gli stati si sbagliano, il che non è vero, non si sono sbagliati, allora il capitale dice ma tu devi fare sacrifici, devi smantellare, io devo diventare proprietario di tutti i tuoi beni. Ed ecco lì la privatizzazione dei servizi, no, pubblici, è stata una maniera in cui gli stati pensano di pagare e hanno pagato l'indebitamento. Allora ecco perché ci domando sempre più liberalizzazione e privatizzazione. E ecco allora che la cosa si può fare. Se smantellare tutte queste cose, allora battersi per riaffermare il carattere pubblico della finanza pubblica per il finanziamento degli investimenti pubblici. Bisogna disarmare la finanza privata. Bisogna cominciare a dire basta, bisogna che gli stati recuperino e bisogna fare la battaglia cittadina, come abbiamo fatto la battaglia, fare referendum, fare altre cose, proposte di iniziativa, mettersi Occupy New Street, Occupy Everything nelle nostre città, per dimostrare che non possiamo più accettare che il pubblico non abbia più il monitoraggio e la proprietà delle monete. E che quindi bisogna riaffermare che la moneta è un bene pubblico, è un servizio pubblico, che sono i poteri pubblici che determinano il valore finanziario delle monete, bisogna rimettere un controllo sui movimenti dei capitali, bisogna per esempio battersi, una della prima cosa immediata che potrebbe condurci a questo è a stoppare l'indipendenza politica della Banca Centrale Europea, perché di tutte le banche centrali del mondo la sola che è politicamente indipendente è la Banca Centrale Europea. Cioè dire che i nostri dirigenti, quando hanno fatto l'unione monetaria con l'euro, non hanno detto che l'euro è una moneta sotto la responsabilità degli stati e quindi di un potere politico europeo. Hanno detto, siccome non c'è un potere politico europeo, siccome gli stati non devono avere il controllo finanziario, è solo la Banca Centrale Europea, nominata e creata dagli stati, a quali gli stati dicono, tu sei politicamente indipendente, ti creiamo però non ci devi più nessuna responsabilità. Per cui per esempio la Banca Centrale Europea non deve fare rapporto al Parlamento Europeo, non è mai andata al Parlamento Europeo, e il Parlamento Europeo non può domandare rendiconto alla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale fa le sue politiche e il Parlamento Europeo non ha niente da dire. Ora, il Parlamento Europeo è un organismo che rappresenta 540 milioni di gente, di europei, attraverso meccanismi di elezione. La Banca Centrale è composta dai direttori generali, cioè i presidenti delle banche centrali che fanno parte dell'Euroland, cioè dire la Banca Centrale Europea è composta dai 16 presidenti o direttori generali delle banche centrali dei 16 paesi che fanno parte dei paesi che hanno adottato la moneta, perché voi sapete che attualmente sui 27 paesi che fanno l'Unione Europea solo 16 fanno parte della moneta europea, gli altri non hanno voluto oppure sono in attesa di farne parte. Per esempio la Gran Bretagna non ha voluto, la Danimarca non ha voluto, la Svezia non ha voluto, la Romania, la Polonia, eccetera, non sono ancora parte dell'euro perché devono adattarsi, eccetera. Quindi vedete, la moneta euro fa parte solo di 16 paesi dei 27. Ecco perché i 27 non si sono messi d'accordo ad avere un potere politico europeo integrato, perché non condividono lo strumento fondamentale del potere sovrano. Non si sono messi d'accordo neanche gli altri comunque. Ma gli altri poi ciascuno pensa di andare per conto suo, quindi fortunatamente è chiaro. Quindi allora la cosa che dobbiamo fare è batterci per togliere
l'indipendenza politica della Banca Centrale Europea. La grande banca mondiale più potente è la Federal Reserve Bank. La Federal Reserve Bank è la banca centrale degli Stati Uniti. La Federal Reserve Bank non è politicamente indipendente, è autonoma. È un organismo autonomo, ma non politicamente indipendente. La Federal Reserve Bank deve andare al Congresso americano. La Banca Centrale Europea, da quando è stata creata nel 2001, non è mai andata al Parlamento Europeo. E ogni qualvolta alcuni parlamentari l'hanno domandato, non ha mai risposto. Questa è forma anche di totale negazione della democrazia nei processi istituzionali. La democrazia rappresentativa non conta un cavolo nel contesto attuale europeo. L'Unione Europea è tutto salvo un sistema democratico. Ecco perché oggi, per esempio, lo dicevo, salvare l'euro è una più grande bischerata, perché salvo l'euro, che salvo? Salvo questo sistema. Salvo l'euro, cioè salvo il sistema che dice che la Banca Centrale Europea è indipendente politicamente, che gli stati non producono moneta, che il controllo della moneta non è negli stati, che gli stati devono continuare a indebitarsi sui mercati delle monete, ecco, salvo questo. E poi mi si dice che salvo l'Italia, ma sono tutte coglionate, no? Salviamo l'Italia, no? Ora stanno... che salvi? Cosa salvi? Salvi la dipendenza totale dei poteri pubblici italiani dalle logiche dei soggetti privati finanziari che determinano la politica monetaria e finanziaria. E questo è salvare l'Italia? Cioè, quello che salvi il potere dei soggetti finanziari privati e delle banche, degli istituti di credito privati e delle casse di risparmio private che continuano a utilizzare la moneta privata come una merce privata per alimentare le capacità di crescita finanziaria dei privati. E salvi questo? Ma noi siamo talmente imbobbinati, talmente indottrinati, talmente misinformati, che addirittura c'è gente che sembra seria, che fa la drammaticità e si mette a piangere, fa la drammaticità per dire dobbiamo salvare l'Italia. E poi non salvano, che invece quello che salvano è un sistema antidemocratico, un sistema di ingiustizia sociale, eccetera. E noi dobbiamo salvare questo. E poi allora ti si dice, ma per salvarlo, figliolo, tu devi fare sacrifici. Mica ti salviamo te. No, tu devi fare sacrifici per salvare gli altri, cioè il sistema. E questa è una grande tragedia, perché dovete sapere che quando una società arriva a applicare il metodo sacrificale, significa non ha nient'altra soluzione. Siamo in fase sacrificale. E come prima gli dèi si arrabbiavano e buttavamo nel fuoco del vulcano 45 giovani vergini, no? È la stessa cosa. Oggi ne buttiamo 2 milioni nella bocca del grande Dio del mercato. Siamo in fase sacrificale. E la strategia sacrificale è la cosa peggiore di una società. Perché poi, lo sapete benissimo, inutile che io ve lo racconti, quando ci sono sacrifici, ci sono quelli che sono sacrificati e gli altri che fanno i sacrifici. No? Che fanno l'atto sacrificale, ma non sono mia loro che sono oggetto dell'atto sacrificale. No? Ecco quindi cosa fare, no? Cosa fare? La prima cosa che io suggerirei, anche come movimento dell'acqua, eliminare l'indipendenza politica della banca centrale. Ma tu volevi dire qualcosa? Domandina velocissima. Se parli un po' forte, perché io sono sordo, Anche io un quarto. Anche te. Siamo pari. Allora tu mi capisci, quindi parla forte. Posso dire solo un'ultima cosa, scusate. Ci diamo 10 minuti per un'ultima cosa che direi ci terrei, perché era collegata a questo, poi facciamo le domande, se per voi va bene. Proprio un'ultima. Parlando, appunto, siamo arrivati dalla situazione italiana del referendum, che si collega a una situazione finanziaria europea,
e se ci davi proprio in, appunto, in tempo stretto, in modo da poter poi parlare tutti. Tu non lo domande. Sapevi che io sono un chiacchierone? No, lo sapevo. Ah, E se ci dicevi qualcosa in merito a questa proposta europea, a questo, perché c'è, è tuttora in cantiere l'idea di una proposta europea, sempre dal basso, fatta dai cittadini, perché è prevista dall'accordo di Lisbona, dal trattato di Lisbona, per un intervento dei cittadini in campo europeo. Sì, effettivamente l'unica cosa bella che è stata nel trattato di Lisbona, ma l'unica veramente, non ce ne sono altre, è che hanno istituito l'istituto detto dell'iniziativa dei cittadini europei. Cioè dire, l'iniziativa dei cittadini europei è un tentativo di far partecipare i cittadini alla gestione dell'Europa. L'istituto dei cittadini europei significa che 1 milione di cittadini, raccolti con firme secondo certe regole, possono domandare alla Commissione europea di proporre al Consiglio dei Ministri e al Parlamento un atto legislativo. Perché voi sapete che il potere di iniziativa normativa nel sistema europeo appartiene solo alla Commissione europea. Cioè il Parlamento europeo non può decidere di fare delle leggi, il Consiglio dei Ministri non può decidere di prendere provvedimenti se la Commissione non propone. Una volta che la Commissione propone è il Consiglio dei Ministri e il Parlamento che decidono, non decide più la Commissione. Una volta che la Commissione fa una proposta, sono il Consiglio dei Ministri e il Parlamento che decidono, e molte volte possono anche decidere il contrario di quello che la Commissione ha proposto. Ora, hanno introdotto nell'ingegneria del Trattato di Lisbona il fatto che 1 milione di cittadini può proporre alla Commissione di proporre, perché né il Parlamento né il Consiglio dei Ministri può proporre alla Commissione di proporre. Perché questa è l'autonomia della Commissione, solo la Commissione può decidere. Certo, poi lo fanno de facto, il Consiglio dei Ministri dice a Sarkozy e, per esempio, e Merkel dicono alla Commissione tu devi farci una proposta per fare. E che hanno sballato completamente tutto il sistema comunitario, e quello che stanno facendo ora, stanno devastando completamente il metodo detto comunitario. Allora, sono almeno 2 iniziative che sono state prese per utilizzare l'iniziativa dei cittadini europei in campo dell'acqua. Da un lato c'è il sindacato europeo della funzione pubblica, che si chiama EPSU, European Public Service Union, che ha deciso ad aprile, si inizia la possibilità di proporre la raccolta di firme, ad aprile ora di questa, dell'anno prossimo, il sindacato della funzione pubblica europea ha deciso di sottomettere alla raccolta di 1 milione di firme la proposta di domandare alla Commissione di proporre di dichiarare l'acqua come diritto umano e di mettere i servizi idrici fuori del mercato. Questa è la proposta dell'EPSU, che è un pochino diciamo debole, perché è troppo generica. E poi non domanda un atto legislativo, mentre invece l'iniziativa, ma loro lo fanno perché è importante marcare il terreno e dire che i servizi pubblici dell'acqua siano fuori, perché voi sapete negli ultimi tempi anche i sindacati sono stati un pochino morbidi, non hanno che hanno fatto granché, hanno accettato un pochino tutti, e quindi oggi vogliono ritrovare un pochino lo splendore della mobilitazione sindacale, però restano sul generale. In Italia il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua appoggia l'iniziativa dei sindacati e quindi ci sarà questa iniziativa che inizierebbe ad aprile. L'idea del Forum Italiano dei Movimenti dell'Acqua è di approfittare per questa iniziativa per europeanizzare il movimento dell'acqua, per tentare di creare un movimento, un forum europeo dei movimenti dell'acqua, come il forum è riuscito a farlo in Italia. C'è una seconda iniziativa, che è quella che è presa da una piattaforma
di organizzazioni su iniziativa del mio istituto, che si chiama Istituto Europeo di Ricerca sulla Pulizia dell'Acqua a Bruxelles, che ho creato nel 2007 e che mira a invece ad essere un pochino più preciso, nel senso che noi ci proponiamo di raccogliere 1 milione di firme sulla modifica di 3 articoli della direttiva quadro europea sull'acqua del 2000. Uno nel preambolo, per dire che l'acqua è un bene comune pubblico, perché il preambolo della direttiva dice oggi che l'acqua è una merce, anche se non come le altre, dicono. Figuratevi che la direttiva europea, che è la legge principale europea dell'acqua, dice che l'acqua è una merce. Anche se non è come le altre, però è una merce. L'articolo 9 della direttiva 4, che è la stessa cosa, che l'articolo 9 dice che la politica europea dell'acqua per una buona gestione dipende dall'adozione di una tariffa che permette di recuperare tutti i costi di produzione, compreso la remunerazione del capitale, che è quella che noi in Italia abbiamo eliminato, abrogato. Cioè, nella direttiva 4 europea resta e noi vogliamo abrogarla, cambiarla a livello europeo. È la terza proposta che noi facciamo come modifica direttiva 4, è l'articolo 14 che obbliga la direttiva 4, obbliga gli stati membri nell'applicazione della politica della gestione dell'acqua di informare e consultare il pubblico. E noi vogliamo modificarla perché dire semplicemente informare e consultare il pubblico non è le modalità di far partecipare i cittadini, perché poi il pubblico non è mica il cittadino. Per esempio, se io informo e consulto tutti i sindacati, tutti gli operatori economici, tutti i tecnici, tutte le università di una regione, io non ho fatto partecipare i cittadini, ho fatto una consultazione pubblica. E noi vogliamo invece dire, modificare l'articolo 14 per dire 2 cose, non solo informare e consultare il pubblico, perché molte volte uno è il pubblico consultato però senza nessun potere vincolante e per cui la gente non partecipa più alle consultazioni, perché tanto sa, mi consulti per poi continuare a fare quello che vuoi, perché il risultato della mia consultazione che mi fai no, tu non la applichi perché non è vincolante e allora ti prendi in giro di me. Allora noi vogliamo proporre che ci siano, e gli stati membri siano obbligati, di adottare quelle misure che permettono ai cittadini di partecipare alle decisioni in materia di politica dell'acqua. E secondo, di favorire quei metodi che permettono ai cittadini di partecipare alla gestione diretta dell'acqua. L'esempio che ti dicevo a tavola è l'uso delle acque piovane. Voi sapete che in tutte le città d'Europa praticamente non si fa l'uso delle acque piovane. La pioggia arriva, la pioggia scorre e va nelle fognature, eccetera. Per cui voi trovate che al limite una città deve trattare le acque usate, di cui più della metà è acqua piovana. Per esempio a Bruxelles noi trattiamo 550 milioni di metri cubi all'anno, 100% di tutta l'acqua usata è usata, trattata prima di essere restituita in ambiente naturale, ma di queste 260 milioni di metri cubi sono acqua di pioggia, che è differente dall'acqua delle toilette, l'acqua delle imprese. Perché dobbiamo pagare immensamente il trattamento delle acque usate quando 260 milioni su 500 e più milioni di metri cubi è l'acqua piovana? Si potrebbe evitare di far sì che l'acqua piovana vada nelle fognature, per cui, e quindi, allora, la tendenza è di fare le grandi mega cisterne, dove si raccolgono in un grande sistema l'acqua piovana a Bruxelles. Noi proponiamo invece che gli abitanti dei condomini, di strade, di zone, si mettono insieme, facciano cooperative e facciano loro le cisterne. E
E questo è partecipare alla gestione dell'acqua, non solo partecipare alla decisione della città di Bruxelles che decide di utilizzare l'acqua piovana facendo le grandi cisterne. Ecco, questo è che vogliamo fare come iniziativa dell'acqua che si chiama Piattaforma Iniziativa Acqua e che noi lanceremo invece il settembre del 2013, perché vogliamo prepararla bene, vogliamo andare avanti e quindi il giorno in cui noi siamo un pochino avanzati, ma a me farebbe piacere se nelle varie parti d'Italia anche voi aiutaste, se la cosa vi convince, a animare questa iniziativa che mira allora poi nella diffusione dei documenti eccetera che presenteremo, vorremmo fare anche un'informazione, un dibattito per discutere non solo la riforma della direttiva 4, ma di vedere in che modo possiamo lanciare l'idea di sostituire già l'attuale Unione Europea con la Comunità Europea, perché voi sapete che noi abbiamo tradito la Comunità Europea, noi non ci chiamiamo più Comunità Europea, non abbiamo più niente in comune a livello europeo, noi ci chiamiamo l'Unione Europea, l'Unione degli Stati. Prima avevamo una Comunità Europea che cercava di avere delle politiche comuni, oggi le politiche comuni non ce le abbiamo più, abbiamo sistemi di coordinamento delle politiche nazionali. E allora noi vorremmo rilanciare il concetto di costruire la Comunità Europea e partire dalla prima forma, una delle forme di questa comunità, che sarebbe la Comunità Europea dell'Acqua, come primo bene comune europeo, pubblico europeo. E allora accompagneremo la raccolta dei milioni di firme per modificare, per produrre, per proporre alla Commissione che proponga di modificare, ma non siamo sicuri che lo faccia, ma allora di lanciare l'idea della Comunità Europea dell'Acqua. Ecco, questo credo che era interessante per sapere che ci sono queste iniziative e di queste iniziative parleremo di già a marzo, a Marsiglia, nell'ambito del Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua, che è il forum alternativo al Forum Mondiale dell'Acqua, che è quello delle grandi compagnie multinazionali private. Ecco, questo faremo, la presentazione di queste iniziative, sia dell'EPSU che la nostra, sulla comunità a marzo, e quindi già a marzo circolerà internet, nei vari blog, tutte queste informazioni, quindi se volete seguire queste cose si possono fare, ecco. La Cabella organizzerà un pullman per Marsiglia. Ah, un pullman a Marsiglia, dovete farlo. Allora, direi che possiamo fare andare. Le domande, c'è il signore, qui c'era, tu no? Qui Emiliano, ne raccogliamo sì, un 3, po'. Sì, 3-4, sì. Io ne approfitto per dire che ho portato con me, siccome all'Università del Bene Comune produciamo dei piccoli libri, tanto, uno che è Res Publica e Beni Comuni, un libro, e l'altro è Capitalismo Blu, che è una critica delle politiche e dell'acqua attuale nella nostra società. Li metterò dopo lì, se alcuni sono interessati sono prodotti della nostra cooperativa, il massimo che vi domandiamo come contributo è 8 euro. Basta, non dovete dar di più, ma sono libri fatti in cooperativa, questo costano poco, chiedo scusa. No, questi libri sono lì. Si li ha già adesso? Sì, li ho portati da stamani a Verona, a Roma, perché volevo portarli qui. Non li ha tirati fuori? No, io, giustamente, secondo me, lei ha tracciato un binomio. Beni comuni sì, ma finanza anche, se no ci prendiamo in giro, ha detto prima. Ed effettivamente lei ha fatto un riassunto dicendo che gli stati sono impossibilitati, tergiversano comunque, direi al limite dell'incostituzionalità in Italia, poi per quanto riguarda questi referendum, perché veramente c'è da rimanere secolare. La domanda era questa, siccome lei ha caldeggiato, io credo giustamente, anche come una delle possibili soluzioni che lo Stato si riappropri della politica finanziaria e monetaria, quindi, cioè voglio dire,
c'è un ritorno a Keynes, insomma, al sostegno della domanda, o no, oppure qualcosa d'altro, o insieme ad altre cose, va perché bene. In fondo sappiamo che da 30 anni a questa parte i cosiddetti boys di Chicago sono quelli che hanno lanciato la Thatcher, Reagan, sono stati quelli che hanno dato la stura, e poi in Inghilterra, io mi ricordo che studiavo all'università, ero in Inghilterra in quel periodo, e la Thatcher picchiava contro i minatori e il movimento qua, e fu sconfitto proprio in quegli anni, diciamo. La mia domanda si limitava a questa. Keynes era un economista britannico che fu alla base della teoria dello stato del welfare, no? E la domanda è pertinente perché Keynes diceva non ci può essere una politica del welfare se non a livello delle economie nazionali, perché la moneta nazionale è sotto controllo dei poteri pubblici nazionali. Vabbè. Io rompo le spalle, ma poi rispondo. Siamo in tanti e comunque sì, sì, risponderò tanti, brevemente. Interventi, anche domande dicono, no? Parlo per le domande. Tu non te la prendi con lui, prenditela con me, che io parlo troppo. Cronometro. Ti conoscono, ti conoscono. Che odiava Marx. Ti chiedevo questo, se volevi illustrarci brevemente una delle iniziative che come IEP avete promosso, quella del network REV, credo che si chiami, delle città per l'acqua bene comune. Perché potrebbe essere interessante rispetto anche al modo in cui coinvolgere gli enti locali. Va bene, grazie. Molto vero. Certo, bisogna applaudirlo, perché nemmeno io lo conoscevo così rapido, conciso e preciso. La mia è una curiosità, della quale non si parla mai. Prego. È questa. L'ex riserva aurea della Banca d'Italia c'è ancora? Che valore ha rispetto al debito pubblico? A che cosa serve? A parte che vorrei denunciare che lui non è comitato per il no al referendum sull'acqua. No, mi chiedo una cosa, rispetto al fatto del bene comune, che comunque diventa di proprietà di fatto del pubblico, nel momento che si dà il pubblico, penso a casi di stati che comunque controllano e governano l'acqua e che nel frattempo impoveriscono anche degli altri stati, penso Turchia, ma anche altri, insomma, cioè non c'è solo il controllo della gestione dell'acqua intesa del territorio delle città. In questo caso, chi è che può decidere, diciamo, cioè, uno Stato di fatto governa un altro Stato? Va bene. Altre due o no? Come vuoi. Io, se posso partire verso le 11, un quarto e mezzo, per me va bene. Partire con le risposte o partire... Io volevo solo chiedere se le 16 banche centrali europee che formano la banca centrale sono tutte indipendenti dalla politica o no? Antonio, poi il signore là, poi... Qua giriamo intorno, però mi sa che la questione forse ci sta portando tendenzialmente verso la posizione islandese. Ovvero sia, questo debito fatto in questo modo, perché dobbiamo pagarlo? Perché dobbiamo pagarlo. E un altro appunto, mi pare di capire che la Banca Centrale Europea è in percentuale, c'entra anche dentro l'Inghilterra e altri stati, dove loro praticamente... L'Inghilterra non fa parte dell'euro. No, quindi non mi pare che l'Inghilterra faccia parte dell'euro. No, no. Ecco, quindi anche questi stati, diciamo che essendo dentro, cioè queste parti fanno un pochino quasi il gioco dei grandi referenti economici, Standard & Poor's e via discorrendo, che in pratica sono tutti enti gestiti da privati, in pratica, e quindi è possibile di tutto. La ringrazio, scusi se sono stato molto confusionato e molto vago. Non siamo nessuno è perfetto. No, ma Antonio è l'ottimista del gruppo. No, c'era il signore là, poi...
solo sulla proprietà, lei dice che la gestione della proprietà è fondamentale per i dipendenti pubblici, ma se non c'è bisogno di spingere molto la logica per andare verso la soppressione della proprietà privata, cioè dove mette il limite? Al limite, se si continua la sua logica, c'è l'abolizione della proprietà privata, no? Quale logica? La logica dei beni comuni, sì. Per cui tutti quelli... Puoi precisare meglio, perché no? Perché non ho sentito prima, poi chiedo scusa se ti domando di ripetere la domanda. No, la domanda è che la gestione della proprietà è fondamentale, no? Deve rimanere pubblica, sì. Per i beni pubblici. Però anche la terra, cioè, vabbè, è un bene pubblico, dunque la proprietà privata non ha più senso. Sì. Vabbè, cioè dire, se applichiamo la logica dei beni comuni, sì, limitativamente a quello che abbiamo detto, non c'è logica di proprietà privata. Questa è la tua domanda. Sì. Sì, sì. Vabbè. Allora, va bene. Perdonatemi la battuta, ma come bene comune vorrei inserire anche il Lambrusco. Ah, no, che bello, io sono d'accordo. Sono d'accordo. No, volevo dire che questo mondo non è, secondo me, non è riformabile. Non si cava niente, c'è da aspettare che passi la nottata. A meno che non sia lunga la notte. Quella che sarà. Se è breve si può sopportare, ma se sono 300, se sono 3.000 notti, è un pochino difficile. Metterci qualcosa su, sì. Bene, prego. Grazie per questi interventi. Andiamo subito a eliminare gli aspetti un pochino tecnici. La Banca Centrale Italiana, da quel che so, ha ancora delle riserve auree. Ben inteso, cosa ne può fare, visto che non c'è la convertibilità del dollaro, ma la mantengono come sicurezza, come garanzia, e tutte praticamente le banche centrali mantengono un po' delle riserve auree. Perché vendono il mercato dell'oro, non quanto scambio di convertibilità delle loro monete, ma come ricchezza, come riserva. Perché voi dovete sapere che le monete, e l'oro era la forma di rapporto, le monete hanno tre funzioni, una moneta ha tre funzioni. La funzione è una moneta mezzo di pagamento, io ti do 10 euro e io ti do un libro. A me di pagamento, ti do 20.000 euro e tu mi dai una grossa macchina. E non ti do più capre o non ti do più cose, ti do la moneta, un mezzo di pagamento. Che poi può essere cartaceo, può essere carta di credito, poco importa, ma è la moneta, un mezzo di pagamento. Poi è un strumento di misura. Questo vale 3 euro, la mia giacca vale 10 euro, eccetera. Misura quanto vale una cosa o un servizio. E poi la più fondamentale funzione della moneta è la moneta di riserva. Ecco quando si dice riserve monetarie o riserve. Perché io mi mantengo riserve monetarie di euro, no? Perché la funzione riserva significa che è una funzione di mantenimento del valore, della ricchezza. Io ho 10.000 euro ora e fra 20 anni ho 10.000 euro. Se non ho comprato con 10.000 euro le cose che valgono 10.000 euro, è come se le avessi comprate fra 10.000 euro. Cioè è un mantenimento di riserva della ricchezza. E quindi dà certezza, dà stabilità, eccetera. Ora, se come invece è successo ora, la moneta diventa una merce e la quantità e la velocità di circolazione della moneta dipendono dai privati, non ha, la moneta cessa di fare la funzione di riserva, perché non c'è più allora valore di riserva del valore della ricchezza fra 10 anni, 20 anni. E questo spiega che oggi il capitalismo è in crisi totale. Il capitalismo è in crisi, non so se lo sapevate, se non lo sapevate ve lo dico io stasera. È in crisi strutturale, non è una crisi piccolina. Ecco perché stanno facendo tante e tante cretinate e stanno distruggendo tutto, perché è in crisi.
Non lo vogliono riconoscere, dicono che ad ogni modo il capitalismo si è sempre adattato, sono fandonie, il capitalismo è in crisi. Per questo allora è possibile fare qualcosa, non è vero che la notte è lunga e indefinita, è possibile agire per cambiare il sistema e non è vero che niente, il male sia, non sia riformabile, questo male, cioè dire non male nella cosmologia cristiana, ma il male del capitalismo, il male del sistema ingiusto, predatore che è il capitalismo di mercato finanziario. Questo è in crisi. Allora ci vorrà 20 anni, ci vorrà 50 anni per far sì che questa crisi sia accettata, riconosciuta e diventi la mossa per il cambio. Spero che ci vorranno 3 anni, 5 anni, 10 anni, ma probabilmente ci vorrà ancora 50 anni, 2 generazioni, non lo so, è difficile dire, però siamo nella crisi strutturale del capitalismo. Perché? Perché ha ucciso la funzione di riserva della moneta. Una società capitalista che ha ucciso la funzione di riserva e non è più una società capitalista, l'ha ucciso. Ecco, prego. Io, questa piccola riserva, anche se è piccola, dato che abbiamo lo spread che cammina come una bestia, dovuta alla diffidenza che hanno verso di noi. No, non serve niente a risolvere il problema. No. Ma non viene offerto impegno. Non serve. Perché io posso vendere l'oro allora secondo certe regole e i mercati l'accetteranno, dipende, accettano di più delle monete cartacee e degli indebitamenti piuttosto che l'aurea. Dandolo come non come serve. Sicurezza. Sì, sì, ma una, impegno a questo. Sì, sì, è una, ma non serve a niente perché non serve a niente perché oggi se non serve a niente perché oggi la stessa oro, il prezzo dell'oro varia secondo i mercati. Mentre prima quando c'era la relazione oro e dollaro, l'oro in termini, lo prezzo dell'oro dipendeva anche dai valori monetari, eccetera, e non solamente dal mercato dell'oro, la sua produzione, ed erano poi sempre controllate, oggi invece non ci controlla più. Preferiscono impegno un acquedotto. Preferisco un impegno, un bel servizio. Ah, certo, un bel servizio un acquedotto, bravo, tu l'hai detto. Allora, le banche centrali nazionali che fanno parte della Banca Centrale Europea non sono indipendenti. La tradizione di una società capitalista di mercato è che le banche centrali erano un organo tecnico autonomo, no? Che doveva gestire lo strumento moneta in funzione autonomamente, non indipendentemente politico, ma autonomamente rispetto alle scelte politiche, dicendo che, e questa è la cultura di base ancora oggi, il fatto che ci siano dei governi tecnici, che è una fandonia, non c'è mai un governo tecnico, no? Il governo è sempre politico, no? Chiamarlo tecnico è prenderci in giro, ecco. Però anche quello, dicevano, la Banca Centrale, la Banca d'Italia è tecnicamente autonoma perché loro fanno la tecnicità e il governo fa la politica e il Parlamento. Era anche una maniera circuitare il fatto che i governi dovevano mantenere un controllo sulla moneta. Quindi le banche centrali sono sempre state considerate un organo la cui validità era la sua tecnicità, ma sappiamo bene che sovente le banche centrali influenzavano la politica nel senso delle cosiddette politiche di stabilità dei prezzi, cioè dire della stabilità monetaria in funzione del funzionamento del mercato dei valori e degli averi finanziari. Quindi è la Banca Centrale Europea in quanto tale che è politicamente indipendente, non sono i membri delle banche centrali. Poi è chiaro che fanno parte della Banca Centrale Europea con organo differente, ben inteso in primo luogo con potere deliberativo sui tassi di interesse e sulle funzioni proprie della Banca Centrale solo i paesi che hanno adottato la moneta, l'euro come moneta. È ben inteso, gli altri invece fanno parte della corona,
partecipano, ma non con potere deliberativo, cioè dire si tengono i 27, le banche centrali dei 27 si riuniscono, hanno un altro tipo di consiglio, hanno un altro tipo di funzionamento, ma non sono lo stesso del consiglio delle banche centrali di Euroland, ma si riuniscono, fanno. Come si riuniscono i 27 ministri dei 27 paesi, ma non hanno niente di potere rispetto alla Banca Centrale. Tant'è che ci fu una volta un membro della Banca Centrale che disse i ministri di finanza si possono unire quanto vogliono, tanto non contano nulla, no? Perché siamo noi la Banca Centrale che decidiamo. Quindi da un punto di vista, diciamo, penso di aver tecnicamente un pochino risposto alle tre domande rispetto agli aspetti delle banche centrali, alle riserve, eccetera. Allora, vi veniamo ora all'aspetto di contenuto, che sono quello su Keynes e quello del ruolo di fatto degli stati. E poi veniamo all'affare sulla privatizzazione o no dei beni comuni, per concludere con l'informazione sulla REV, sulla rete euro. Allora, la concezione alla base di quello che fu il nostro sistema di welfare dello stato di sicurezza, dello stato della sicurezza sociale, quello che chiamavamo sicurezza sociale o stato sociale, no? Che fu sviluppato dopo la seconda guerra mondiale anche in Italia. La forma più avanzata è quella nei paesi scandinavi, no? La forma meno avanzata è il welfare americano, e noi siamo fra gli scandinavi, la Francia, la Germania, l'Italia, siamo fra la Francia, fra gli scandinavi e gli americani, molte volte più vicino al sistema americano invece del sistema. Ora dovete sapere che questo sistema è stato smantellato a partire dagli anni 80 e oggi praticamente non ci sono più che piccole forme che fanno parte del sistema del welfare, piccole forme che ora sono pian piano anche definitivamente smantellate in questa fase di crisi. Qual era il principio fondamentale del sistema del welfare? Di dire che tutto dipende dal lavoro, cioè nel senso che le economie del welfare devono avere la piena occupazione, cioè non ci può essere disoccupazione. Perché? Perché ci può essere disoccupazione detta frizionale, che prima si diceva doveva essere 3, massimo 3-4%, non ci può essere mai un'economia che non abbia 3-4% di disoccupazione, perché c'è mismatch fra la domanda, l'offerta, la formazione, nuove competenze, nuove iniziative, eccetera, eccetera. Cioè, oggi dovete sapere che oggi i gruppi tecnici dominanti, gli economisti delle banche, gli economisti del capitalismo mondiale, dicono che oramai le nostre società non potranno vivere con meno di 10% di disoccupazione strutturale. Quindi quello che ci annunciano. Quello che ci annunciano è che oramai la società capitalista, questa economia, si fonda su almeno 10% di disoccupazione. Ora, il sistema di welfare applicato da noi invece domandava la piena occupazione. Perché la piena occupazione? Perché era basato sul principio che il lavoro finanzia tutti gli spesi di investimenti pubblici per garantire la protezione sociale decente per tutti quanti, l'accesso all'ospedale, l'accesso all'educazione, alla casa, eccetera, eccetera. Questo era il principio di dire: è il lavoro, quindi lavoro come occupato e lavoro come datore di lavoro. Sono dunque i prelievi che si fanno sulla ricchezza derivata dal lavoro. La ricchezza derivata dal lavoro è il salario, la ricchezza derivata dal lavoro è i dividendi che si danno agli azionisti, e poi le tasse sul lavoro, che permettono allo Stato di racimolare le ricette, e che tutto sto salvadanaio insieme permette di finanziare la cassa malattie, la cassa pensione, la cassa handicappati, la cassa eccetera eccetera. Era questo il principio fondamentale. Primo, quindi, il pieno occupazione, fiscalizzazione della base finanziaria, del finanziamento
dello Stato welfare attraverso il lavoro. Questo si appoggiava ugualmente sul fatto di una fiscalità ridistributiva. Il secondo principio era di dire che bisogna avere una fiscalità al di là del finanziamento attraverso il lavoro, una fiscalità sulla ricchezza, sui patrimoni, non su redditi, da lavoro, da capitale, ma sulla ricchezza, i patrimoni accumulati in termini sia di beni immobili o in beni o averi finanziari. E questa fiscalità ridistributiva, siccome è equa, doveva garantire insieme all'altro il finanziamento, no? Non più delle casse malattie e delle pensioni, ma il finanziamento dei beni e servizi infrastrutturali essenziali e insostituibili alla vita, al vivere insieme, come gli acquedotti, le ferrovie, le scuole, gli asili infantili, gli ospedali, le strade, la sicurezza, la polizia, eccetera, eccetera. Era la fiscalità redistributiva. Tant'è che, per esempio, in Norvegia, ancora oggi, il tasso di fiscalità distributiva è di 73%, cioè dire tu hai un reddito di 100, lo Stato ti preleva 73. Tu sei per esempio pagato anche quando c'è la tassa sul lavoro, ti danno 100 euro come salario e ti prendono 73 euro lo Stato. Oggi, ancora oggi, il 73% della ricchezza ricevuta o remunerata in Norvegia è prelevata dallo Stato. Però poi non paghi nulla per tutto il resto. E non muore nessuno. E non muore nessuno, eccetera. No, vabbè, non incidente, no, ma fanno tutto. Per dirvi che ne so, pensate un pochino, anche in Belgio io quando ho 65 anni, già alcuni anni, io posso viaggiare in Belgio su tutti gli autobus di tutte le città, i tram, in tutto il territorio belga senza pagare niente. E pago una quota fissa di 5 euro se faccio a Bruxelles-Liège, faccio Bruxelles 200 km, del treno 5 euro per i treni. Allora, a Aubagne, per esempio, in Francia, tutti i trasporti pubblici sono gratis, una cittadina di 40.000 abitanti. In Svezia, per esempio, 400 km di sentieri asfaltati nelle foreste per permettere agli handicappati che sono sulle sedie a rollette di andare a fare la passeggiata nelle foreste. Perché se non ci fossero stati i 400 chilometri di sentieri asfaltati, i poveracci non sarebbero andati. Ecco, questi sono esempi. Per esempio, ora in Svezia non è più così, perché anche loro hanno smantellato le cose, ma 15 anni fa la pensione in Svezia di base era uguale per tutti. Che tu avessi pagato per 35 anni i contributi o avessi pagato per 15 anni, la pensione di base era la stessa. Perché si dice, a un partito momento in cui sei vecchio, tu hai bisogno, tutti quanti devono avere la stessa pensione di base. Certo, poi c'erano i ricchi con altre cose che avevano di più, però la pensione di base non c'era chi aveva 400 euro e chi aveva 7.000 euro, eccetera. Tutti avevano pensione di base, o 400 o 7.000, per dire. Quindi avevano la stessa. Questo era basato, quindi, lavoro, fiscalità e poi indebitamento pubblico, nel senso che Keynes diceva che è del tutto saggio avere l'indebitamento, perché l'indebitamento è una forma di investimento, non è una forma di cicala, cioè non è che se tu ti indebiti sei necessariamente una cicala che consuma più di quello che puoi, ti indebiti è una forma di investimento, no? Un investimento che poi però, ben inteso, siccome hai la piena occupazione, sai bene che a certe scadenze ti puoi rimborsare perché tu c'hai dei redditi che aumentano con il tuo lavoro, ecco perché ti puoi indebitare. E lo Stato, diceva Keynes, ha l'obbligo di indebitarsi perché solo lo Stato può investire a lungo termine nell'interesse della gente, non è il privato che può indebitarsi e investire nell'interesse degli altri, no? È lo Stato che deve fare gli investimenti. Ecco perché Keynes diceva, ci sono tutta una serie di spese pubbliche, e lo si può fare anche a 30, 40, 50% della spesa collettiva
di avere una spesa pubblica, perché solo lo Stato può indebitarsi rispetto a chi? Ma rispetto a se stesso, rispetto alla popolazione. Dov'è il debito pubblico di cui abbiamo parlato in questi termini? Dov'è? È perché lo Stato si è indebitato presso le istituzioni di credito private. Cioè, quando vi ho spiegato, no, l'indebitamento pubblico ora è perché lo Stato, se ha bisogno, deve andare a ricorrere ai mercati dei capitali privati internazionali, ed è lì la causa. Ma se tu come Stato ti indebiti presso la tua propria popolazione, no, i tuoi lavoratori, i tuoi imprenditori, tra le generazioni, no, l'indebitamento non è negativo, anzi è una forma di sicurezza per il futuro. Ecco per cui il welfare, ci indebitavamo tutti rispetto a noi stessi per garantire il futuro, e funzionava e funziona ancora. Ma se io mi devo indebitare presso le banche private, è chiaro, quello ti dice: oh, tu mi devi dare quello e basta, non lo puoi cambiare, non lo puoi condonare, non puoi fare nulla. Invece si condonano le evasioni fiscali, ben inteso. Quindi vedete tutti i meccanismi diversi. Questo poi era il controllo dei movimenti dei capitali. Quarta funzione importante era che lo Stato può fare tutto quello, e la società del welfare può fare quello che vi ho detto, a condizione che abbia la proprietà e il controllo della moneta. È solo la moneta nazionale che permette all'economia nazionale di funzionare così. A partire dal momento in cui c'è stata la globalizzazione, nel senso di liberalizzazione delle economie, mobilità libera su tutti i capitali, lo Stato ha perso il controllo. Ecco per cui è stato smantellato. Ecco perché non ci può essere più welfare, no? Se non, allora lì vengo alla questione del potere politico, se non si crea allora uno Stato, o a livello continentale come quello europeo, o se non si creano forme di Stato statuale di tipo cooperativo a livello mondiale. Dovete pensare che, per esempio, la Banca Mondiale, come il Fondo Monetario Internazionale, sono già forme di autorità mondiali, però non sono fatte nell'interesse pubblico. Quindi non è vero che non si può avere forme di governo politico mondiale. Certo, già abbiamo visto che è difficile fare un governo politico europeo integrato. Non sarà facile fare il governo politico mondiale integrato, però si possono creare situazioni, non nicchie, si possono creare situazioni dove i poteri politici si mettono d'accordo per raggiungere certi obiettivi. Un esempio: perché si sono messi d'accordo da qui a 50 anni, è una prospettiva di 50 anni, per fare la stazione orbitale intergovernativa, e stanno costruendo, ormai sono da 20 anni che stanno costruendo la grande stazione orbitale dove tutte le nazioni contribuiscono. Hanno fatto un accordo di investimento, e mica per 10 d'euro, hanno fatto accordo per migliaia di miliardi di euro, e lo sanno che durerà ancora 50 anni come minimo, e poi una volta l'hanno terminata bisogna mantenerla, e bisogna occuparla, e bisogna valorizzarla, e quindi saranno gli accordi, invece che qualcuno arriva e vuole occuparsi e fa le Star Wars, eccetera, no? Quindi queste cose si possono fare. Come hanno deciso, quando ci fu la crisi del subprime, di allocare 22.000 miliardi, di cacciarli fuori? Perché l'hanno fatto? Perché quando lo vogliono, allora gli stati possono avere risposte comuni, non solamente risposte nazionali o risposte di sopravvivenza statuale. Allora è chiaro che tutto dipende dai cittadini, anche dalla cultura dei cittadini, dipende in che maniera siamo stati educati, che tipo di prospettive che abbiamo nella visione del futuro, qual è il ruolo nel nostro immaginario del vivere insieme a livello mondiale. Se io vi dicessi: dobbiamo proclamare l'acqua bene comune pubblico mondiale, voi ci credereste che ce la faremmo? Ecco, quindi sembrerebbe utopico, impossibile, no? Eccetera. Eppure dobbiamo farlo. Questo però significa, per esempio, che bisogna smetterla con l'Organizzazione delle Nazioni Unite,
perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite non è responsabile dell'umanità. L'unica cosa che bisogna fare è l'Organizzazione Mondiale dell'Umanità. Ma per fare l'Organizzazione Mondiale dell'Umanità bisognerebbe che noi tutti riconoscessimo che l'umanità è un soggetto giuridico politico. Oggi non è vero, oggi nessuno considera che l'umanità è un soggetto giuridico politico. Non c'è. Quando si dice i crimini contro l'umanità, è il primo piccolo passo da un punto di vista giuridico di dire che c'è un soggetto che si chiama umanità, che è portatore di diritti e di doveri. Ecco per cui se io attacco l'umanità posso essere portato in problema. Ma è solo per i crimini di guerra contro l'umanità, non altri crimini. Per esempio devastare le foreste del Madagascar, dove ci sono il 12% del capitale biotico del mondo, non è considerato un crimine contro l'umanità. E quindi non c'è nessuno che può essere messo in processo a nome dell'umanità perché si distrugge Madagascar. Se invece l'umanità fosse riconosciuta, per esempio ora Rio più 20, in giugno, quando ci sarà la nuova grande conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, 20 anni dopo la prima riunione nel 1992 a Rio de Janeiro, se a Rio più 20 ora, 20 anni dopo, si giungesse al fatto di dire riconosciamo l'umanità come un soggetto giuridico e politico responsabile della vita sul pianeta, e quindi delle foreste, e quindi degli oceani, a quel momento se qualcuno distruggesse le foreste indonesiane o le foreste di Madagascar si potrebbe portare in tribunale per crimini contro la vita a livello umanitario. Ma queste cose, a mio parere, arriveranno. Ci sarà, arriveremo a questo. Non so se arriveremo nel 2220, che ne so. Ma noi ci battiamo già, tanta gente nel mondo si batte per giungere a questo risultato. E quindi significa anche voi, ecco, significa anche voi. Allora, terminiamo sulla cosa in bellezza con la non privatizzazione dei beni. Cioè, se il bene comune, acqua, è riconosciuto un bene comune pubblico italiano e gli italiani dicono l'acqua è nostra, come la Turchia dice l'acqua che ho su il Tigre, l'Eufrate è mia, io faccio quello che voglio. Questa è una forma di privatizzazione attraverso un'appropriazione Stato nazionale di un bene che non è Stato nazionale. Io l'ho spiegato nel manifesto dell'acqua nel 96, in cui dico ogni forma di appropriazione Stato nazionale di un bene comune essenziale per la vita è una forma di privatizzazione. E non hanno diritti, gli Stati non hanno diritti, perché la Turchia non è proprietaria dei Tigri dell'Eufrate, la Turchia è responsabile in solidarietà con tutti gli altri stati del mondo dell'acqua del Tigre dell'Eufrate e non può appropriarsene a titolo Stato nazionale. Ecco che allora la battaglia che noi abbiamo iniziato dopo il riconoscimento dell'accesso all'acqua potabile come diritto umano, ora abbiamo iniziato la campagna del riconoscimento dell'acqua come bene comune pubblico mondiale. No? E allora poi l'aria, le foreste, il mare, la terra, cioè, ma questo noi vogliamo iniziare con l'acqua, perché è più semplice far capire l'acqua, con l'acqua si capiscono meglio queste cose. Per cui la pubblicizzazione dei beni comuni rischia di essere una forma di privatizzazione se gli stati se ne appropriano in tipo sovranità nazionale escludente. Ma se invece gli stati operano a riconoscere la comunalità del bene attraverso i vari stati a livello mondiale, la pubblicità dei beni comuni non si traduce in privatizzazione. Ed ecco allora che qui viene l'iniziativa che abbiamo preso, che si chiama REV. REV in francese è sogno. E REV è l'acronimo di Rete Europea delle Ville. Ville, città, in francese dice ville, e acqua, eau, che dice. Quindi REV, Réseau Européen des Villes et l'Eau, vuole fare la cosa seguente. Vuole convincere una decina, e ci sono già, Napoli fa parte di REV con Alberto Lucarelli, primo assessore dei beni comuni in Europa,
Vogliamo arrivare a settembre per fare un memorandum alle autorità europee sul ruolo delle città nell'acqua, come una politica europea dell'acqua a partire dalle città. E le due cose che vogliamo sviluppare in questo memorandum, io ve l'ho già detto praticamente, perché vogliamo fare un memorandum al Parlamento europeo di queste città su come far partecipare i cittadini alla gestione dell'acqua, e quindi per esempio daremo l'esempio dell'acqua piovana, sviluppando tutte le nuove forme di gestione diretta da parte dei cittadini su forme cooperative, su forme, per esempio voi qui in Emilia Romagna avete il sistema di governanza, no? Di tradizione medievale, no? Sapete, no? Dove sono partecipanza. Però non sono qua a Reggio, sono da Modena verso la Romagna. Oh, guarda, mi è distante, perché è distante. Esatto, grazie, la partecipanza, che sono famiglie che oramai da secoli sono non proprietari per loro, ma sono proprietari in comune delle terre, degli alberi, dei semi, eccetera. E noi vorremmo applicare questa specie di partecipanza all'acqua a livello delle città. E seconda parte del memorandum è per l'appunto proporre la pubblicizzazione, la ripubblicizzazione del finanziamento pubblico degli investimenti urbani e in particolare gli investimenti per la città. E quindi per il momento quello che noi stiamo lavorando a livello di 10 città, il giorno in cui abbiamo fatto il documento e vogliamo presentarlo come memorandum, domanderemo alle varie città e ai vari movimenti associativi dei paesi di queste 10 città di appoggiarci presso il Parlamento europeo e presso la Commissione per sostenere questa iniziativa. E questo avverrà verso luglio o settembre dell'anno prossimo. Grazie a voi. Grazie al professor Cetrella. Vi ricordo solo brevemente i prossimi appuntamenti. Mercoledì 14, sempre per la Scuola di Etica e Politica, ci sarà un incontro con Paolo Pinotti, il prezzo della criminalità organizzata, sempre alle 21 qui in Gabella, mentre questo sabato per i più...